Continuiamo la nostra scuola di preghiera contemplativa, ringraziamo la Trinità che vuole donarci una preghiera molto elevata, molto contemplativa, ci vuole portare ai vertici della vita contemplativa in Cristo, ci vuole far partecipare nella maniera più alta la sua contemplazione, ci vuole portare ai vertici della vita mistica, quindi ringraziamo la Santissima Trinità per le meraviglie che vuole fare in noi, ringraziamo la Trinità che ci vuole donare una santità somma altissima, una grande partecipazione alla croce di Cristo, e anche dobbiamo fare la nostra parte ovviamente, la Trinità ci vuole aiutare, da parte nostra dobbiamo poi prendere concreti impegni perché si realizzi tutto questo. D'altra parte dobbiamo ringraziare innanzitutto proprio la Trinità che vuole entrare in noi, ci vuole disporre, vuole che veramente arriviamo decisamente a queste vette in Cristo. Quindi ringraziamo la Trinità che ci vuole far pregare sempre meglio, disponiamoci a pregare sempre meglio, ringraziamo la Trinità che ci vuole donare una contemplazione proprio molto potente e ci vuole far pregare sempre meglio. Rendiamoci conto che noi non sappiamo se questa sera saremo ancora qui, se questa notte saremo ancora qui oppure il Signore ci chiamerà a sé. Quindi ringraziamo la Trinità che ci vuole donare proprio di pregare come fosse la prima, l'ultima, l'unica volta della nostra vita. Ringraziamo la Trinità che ci vuole realizzare l'atto di dolore veramente con grande dolore dei nostri peccati. Ecco, allora facciamo quest'atto di dolore, grazie Trinità Santissima che ci vuoi far realizzare l'atto di dolore nella maniera più perfetta, ci vuoi far realizzare l'atto di dolore nella maniera più perfetta, più santificante. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, molto più perché ho offeso te, infinitamente buono, degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Comunione spirituale, Gesù, io credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo con tutto il mio cuore, ti desidero ora in me, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni in me, Gesù, almeno spiritualmente, come è già avvenuto, ti ringrazio, ti benedico e tutto mi unisco a te. Non permettere che io sia mai separato da te. Amen. Signore, grazie che ci vuoi donare una fede forte, una fede molto grande, molto perfetta. Grazie, Signore, che ci vuoi donare la tua sapienza, perché molti atei, molti che non hanno fede, possano tornare alla fede attraverso di noi. Grazie, Signore, che ci vuoi donare una fede molto grande, una fede missionaria che porti tanti, tanti alla fede. Grazie, Signore, che ci vuoi donare veramente la sapienza tua per poter rispondere proprio in pienezza, con efficacia grande alle domande che ci fanno coloro che non credono. Grazie, Signore, lode e gloria a te. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Gerusalemme nuova, immagine di pace, costruita per sempre in amore del Padre, tu discendi dal cielo come Vergine sposa, per congiungerti a Cristo nelle nozze eterne. Dentro le tue mura risplendenti di luce, si radunano in festa gli amici del Signore, pietre vive e preziose, scolpite dallo Spirito con la croce e il martirio per la città dei Santi. Sia onore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trinedunico, nei secoli sia gloria. Amen. Siamo all'ufficio delle letture, primo salmo.
Primo Salmo, allora il Salmo 104, versetti 1-15, quindi concretamente questo Salmo, ecco, 104, viene diviso questa sera, oggi appunto per la preghiera dell'ufficio di letture, diviso in tre parti. La prima parte va dal versetto 1 al versetto 15, la seconda dal versetto 16 al versetto 22, la terza dal versetto 23 al versetto 45. Ecco, allora meditiamo questo salmo prima di pregarlo insieme. Rendiamoci conto che questi salmi ci devono aiutare alla vita, cioè ci devono, sono uno strumento di cui Dio Onnipotente si vuole servire proprio per la nostra conversione, per la nostra veramente radicale trasformazione, per la nostra, ecco, unione a Cristo, per la nostra elevazione alla contemplazione più alta. Quindi vedete, questi testi sembrano un testo, sembra un libro qualsiasi, ma Dio infinitamente onnipotente attraverso di essi ci vuole portare alla più alta contemplazione, alla più alta unione con Cristo anche nella sua passione. Questi testi, cari fratelli, questo è lo scopo di questi testi, la nostra, vedete, deificazione, quindi la nostra unione somma a Dio nella contemplazione, ma anche nella carità. Nella carità più alta, che per noi è una carità crocifissa. Dobbiamo rendercene conto, cari fratelli. Quindi la Trinità Santissima attraverso questi testi, vedete, ci vuole elevare proprio alla vita di santità più alta. Questo è il punto, rendiamocene conto. Quando noi affrontiamo la meditazione, la lettura di questi testi, dobbiamo renderci conto che da questi testi il Signore ci vuole elevare a una contemplazione somma di Dio. Ci vuole riempire di santità, ci vuole riempire della sua perfezione, della sua sapienza, della sua contemplazione, ci vuole riempire di preghiera, ecco, somma, elevante, super elevante. Quindi vedete, cari fratelli, noi abbiamo a che fare con il fuoco, in certo modo, perché questo è fuoco divino per la nostra santificazione più grande. Sapete, cari, noi dobbiamo renderci sempre conto che da noi siamo zero, siamo grandi peccatori. San Francesco diceva che è il più grande peccatore, anche gli altri santi mistici. Noi dobbiamo considerare che da noi stessi siamo nulli, nulla, ma Dio è infinitamente onnipotente, cari fratelli. Dio ci vuole fare santi, Dio ci vuole donare la contemplazione più alta. Grazie, Signore.
Cantate e celebrate il Signore, meditate tutti i Suoi prodigi, lodate il Signore, invocate il Suo nome, proclamate tra i popoli le Sue opere. Cantate a Lui canti di gioia, meditate tutti i Suoi prodigi, gloriatevi del Suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca Dio, cerca il Signore. Cercate il Signore e la Sua potenza, cercate sempre il Suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiute, i Suoi prodigi e i giudizi della Sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, Suo servo, figli di Giacobbe, Suo eletto, e Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi. Ricorda sempre la Sua alleanza, parola data per mille generazioni, l'alleanza stretta con Abramo e il Suo giuramento ad Isacco, la stabilì per Giacobbe come legge, come alleanza eterna per Israele. Ti darò il paese di Canaan come eredità a voi toccata in sorte, quando erano in piccolo numero pochi e forestieri in quella terra e passavano di paese in paese da un regno ad un altro popolo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro. Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Cantate e celebrate il Signore, meditate tutti i Suoi prodigi. Ecco, vedete, come dicevo, dobbiamo renderci conto che attraverso questi testi il Signore ci dona la santità più alta, ci vuole santificare sommamente, ci vuole donare la contemplazione più alta, ci vuole donare la liberazione dai peccati. Vedete, quando preghiamo questi testi dobbiamo renderci conto che la Trinità sta dietro questi testi per bruciare in noi ogni legame con il peccato. Questi testi, vedete, dietro questi testi c'è la Trinità che ci purifica, che è un fiume di fuoco che brucia radicalmente i nostri peccati. Grazie Signore, guardate che bello, no? Quando preghiamo dobbiamo pregare con questa fede. Attraverso questi testi la Trinità mi vuole liberare da ogni legame con il peccato, piccolo o grande che sia. Attraverso questi testi la Trinità mi vuole donare la fede più perfetta, più grande, vuole venire ad abitare in noi, in me. Perché vedete, cari fratelli, la nostra perfezione si attua allorché appunto Dio in pienezza viene a vivere in noi. E più Dio vive in noi, più siamo perfetti. Più vive Dio vive in noi, più la nostra fede è perfetta. Perché allora, vedete, Dio ci perfeziona con la sua presenza, con la sua sapienza, con la sua perfezione ci rende perfetti. Sicché non siamo più noi a parlare, ma è Dio che parla attraverso di noi. Non siamo più noi in certo modo ad amare, è Dio che ama in noi. Il Signore non ha abbandonato il giusto tradito, ma lo ha salvato dai peccatori. Chiamò la fame sopra quella terra e distrusse ogni riserva di pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola. Finché si avverò la sua predizione, la parola del Signore gli rese giustizia. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo pose signore della sua casa, capo di tutti i suoi averi, per istruire i capi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore non ha abbandonato il giusto tradito, ma lo ha salvato dai peccatori. Dio non ha ricordato, Dio, scusate, Dio ha ricordato la sua santa promessa. Ripeto, Dio ha ricordato la sua santa promessa. Guida il suo popolo alla libertà. E Israele venne in Egitto, Giacobbe visse nel paese di Cam come straniero. Ma Dio rese assai fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi nemici. Mutò il loro cuore e odiarono il suo popolo, contro i suoi servi agirono con inganno. Mandò Mosè suo servo e Aronne che si era scelto, compì per mezzo loro i segni promessi nel paese di Cam, i suoi prodigi. Mandò le tenebre e si fece buio, ma resistettero alle sue parole. Cambiò le loro acque in sangue e fece morire i pesci. Il loro paese brulicò di rane fino alle stanze dei loro sovrani. Diede un ordine e le mosche vennero a sciami e le zanzare in tutto il loro paese. Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese. Colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi della loro terra. Diede un ordine, vennero le locuste e bruchi senza numero. Divorarono tutta l'erba del paese e distrussero il frutto del loro suolo. Colpì nel loro paese ogni primogenito, tutte le primizie del loro vigore. Fece uscire il suo popolo con argento e oro. Fra le tribù non c'era alcun infermo. L'Egitto si rallegrò della loro partenza perché su di essi era piombato il terrore. Distese una nube per proteggerli, un fuoco per illuminarli di notte. Alla loro domanda fece scendere le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque. Scorrevano come fiumi nel deserto perché ricordò la sua parola santa data ad Abramo, suo servo, fece uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Diede loro le terre dei popoli, ereditarono la fatica delle genti, perché custodissero i suoi decreti e obbedissero alle sue leggi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha ricordato la sua santa promessa, guida il suo popolo alla libertà. Meditiamo ancora questo salmo prima di andare avanti.
Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Dalla lettera ai Colossesi di San Paolo Apostolo: fratelli, nessuno vi condanni più infatti in fatto di cibo o di bevanda o riguardo a feste, annovi, luni e sabati, tutte cose queste che sono ombra delle future. La realtà invece è Cristo. Nessuno vi impedisca di conseguire il premio compiacendosi in pratiche di poco conto e nella venerazione degli angeli, seguendo le proprie pretese visioni, gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale, senza essere stretto invece al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione, per mezzo di giunture e legami, realizzando così la crescita secondo il volere di Dio. Se pertanto siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché lasciarvi imporre, come se viveste ancora nel mondo, dei precetti quali non prendere, non gustare, non toccare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, sono infatti prescrizioni e insegnamenti di uomini. Queste cose hanno una parvenza di sapienza, con la loro affettata religiosità e umiltà e austerità riguardo al corpo, ma in realtà non servono che per soddisfare la carne. Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo, assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Se siete risorti con Cristo, cercate i beni di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate ai beni di lassù, non a quelli della terra. Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Pensate ai beni di lassù, non a quelli della terra. Riflettiamo su questo testo.
Voglio dire per inciso che pensare alle cose del cielo significa pensare innanzitutto a Dio, eh? Guardiamocelo bene. Perché la realtà più reale di tutte è Dio, e in cielo contemplano Dio nella maniera più piena, più totale, più grande, più perfetta. Dai discorsi di San Gregorio Nazianzeno, vescovo. Eravamo ad Atene partiti, allora, ecco, sì. Eravamo ad Atene partiti dalla stessa patria, divisi come il corso di un fiume in diverse regioni per brama di imparare, e di nuovo insieme come per un accordo, ma in realtà per disposizione divina. Allora non solo io mi sentivo preso da venerazione verso il mio grande Basilio, per la serietà dei suoi costumi e per la maturità e saggezza dei suoi discorsi, ma inducevo a fare altrettanto anche altri che ancora non lo conoscevano. Molti però già lo stimavano grandemente, avendolo ben conosciuto ed ascoltato in precedenza. Che cosa ne seguiva? Che quasi lui solo, fra tutti coloro che per studio arrivavano ad Atene, era considerato fuori dell'ordine comune, avendo raggiunto una stima che lo metteva ben al di sopra dei semplici discepoli. Questo l'inizio della nostra amicizia, di qui l'incentivo al nostro stretto rapporto. Così ci sentimmo presi da mutuo affetto. Quando con il passare del tempo ci manifestammo vicendevolmente le nostre intenzioni e capimmo che l'amore della sapienza era ciò che ambedue cercavamo, allora diventammo tutti e due l'uno per l'altro compagni, commensali, fratelli. Aspiravamo a un bene medesimo, un medesimo bene, e coltivavamo ogni giorno più fervidamente e intimamente il nostro comune ideale. Ci guidava la stessa ansia di sapere, cosa fra tutte eccitatrice di invidia, eppure fra noi nessuna invidia. Si apprezzava invece l'emulazione, questa era la nostra gara. Non chi fosse il primo, ma chi permettesse all'altro di esserlo. Sembrava che avessimo un'unica anima in due corpi. Se non si deve assolutamente prestar fede a coloro che affermano che tutto è in tutti, a noi si deve credere senza esitazione, perché realmente l'uno era nell'altro e con l'altro. L'occupazione e la brama unica per ambedue era la virtù, e vivere tesi alle future speranze e comportarci come se fossimo esuli da questo mondo prima ancora di essere usciti dalla presente vita. Tale era il nostro sogno. Ecco perché indirizzavamo la nostra vita e la nostra condotta sulla via dei comandamenti divini e ci inanimavamo a vicenda all'amore della virtù. E non ci si addebiti a presunzione se dico che eravamo l'uno all'altro norma e regola per distinguere il bene dal male, e mentre altri ricevono i loro titoli dai genitori o se li procurano essi stessi dalle attività e imprese della loro vita, per noi invece era grande realtà e grande onore essere e chiamarci cristiani. Dio concede la sapienza ai saggi, agli intelligenti il sapere, rivela cose profonde e occulte, da Lui viene la luce. Tutto questo è frutto dell'unico Spirito che distribuisce a ciascuno i suoi doni come vuole. Da Lui viene la luce. Meditiamo questo testo.
Preghiamo, Dio che ha illuminato la tua Chiesa con l'insegnamento e l'esempio dei santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, donaci uno spirito umile e ardente per conoscere la tua verità e attuarla con un coraggioso programma di vita per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Grazie Signore per questa preghiera, grazie per le meraviglie che stai facendo nella nostra vita, grazie per le meraviglie straordinarie che vuoi fare in noi, grazie perché ci vuoi portare alla vita contemplativa più alta, alla santità più alta, alla gloria più alta in cielo. Tu sei infinitamente onnipotente, noi siamo certamente, in certo modo, infinitamente miseri di fronte a te. Grazie Signore, lode e gloria a te. Amen.